settimana sono l'ETF emesso dall'Ixor, che misura la performance delle 20 azioni turche con la maggiore capitalizzazione e liquidità, e l'ETF di iShares, composto da società immobiliari quotate e da Real Estate Investment Trust, REIT, del Regno Unito. Registrano una performance negativa l'ETF di Deutsche Bank, composto dai titoli quotati sul mercato azionario vietnamita, e l'ETF controllato dall'Ixor, costituito dalle più grandi società nel settore dei viaggi e del tempo libero in Europa. Hanno mosso i maggiori volumi di scambi l'ETF controllato da iShares, che punta sulle società giapponesi a grande, media e bassa capitalizzazione, e l'ETF controllato da Amundi, che consente agli investitori di beneficiare di un'esposizione ai mercati large e mid cap di 23 paesi sviluppati. Ecco gli ETF nel mirino degli analisti. Possibile rialzo per l'ETF di Amundi, che consente agli investitori di beneficiare dell'esposizione ai 500 principali titoli azionari del mercato USA. Forte interesse per l'ETF gestita da Deutsche Bank, che investe sui titoli del settore farmaceutico a livello mondiale. Invito all'acquisto per l'ETF controllato da iShares, composto da 100 tra le maggiori società non finanziarie quotate sul Nasdaq.